Ciao ragazze, benvenute al solito appuntamento settimanale del topo della settimana e degli usati, sempre in collaborazione con Federica ad Eri Bruno qui su YouTube, che saluto e mando un forte bacio alla mia amica Fede. Vi lascio giù nell'info box, come sempre, il link al canale di Fede dove potete trovare tutti i topi e i topini in collaborazione con me che abbiamo girato insomma nel corso di queste settimane. Per chi non ha mai visto questa tipologia di video, il topo della settimana comprende praticamente i 5 prodotti top che abbiamo amato e usato durante insomma la settimana, più gli usati della settimana, magari prodotti che fanno parte del nostro progetto smaltimento prodotti, prodotti nuovi da testare, prodotti che abbiamo riscavato dalla cassettiera e che non usavamo da tanto tanto tempo. E niente, inizio subito col mostrarvi il primo prodotto di skincare e l'ultimo che troverete insomma in questo video, anche perché in questa tipologia di video prodotti di skincare non ve l'ho mai mostrati, però mi ci sono trovata davvero bene ed è questa crema viso e collo che ho preso al Cosmoprof. È una crema giorno e notte, come ben sapete per chi ha visto il mio video dei prodotti finiti, che ve lo lascio giù nell'info box per chi se l'è perso, ho terminato la crema viso di Essence. Mi ci sono trovata abbastanza bene, avevo comprato questa qui al Cosmoprof proprio perché sapevo che a breve insomma la crema di Essence mi abbandonava e mi lasciava, ed è una crema diciamo naturale perché stava diciamo nel padiglione bio ed è della marca Delawell, è un brand polacco, vi lascio giù nell'info box il sito di questa azienda, magari spedisce anche in Italia perché ho visto che quello stand praticamente era pieno pieno di gente che acquistava i prodotti insomma di questa azienda. E la mia praticamente è al cocco, ha un odore buonissimo, è ottima secondo me perché ha la pelle secca, perché è davvero super super idratante. All'interno praticamente dice qui che contiene 5 oli bio, ovvero l'olio d'argan, il baobab, jojoba, macadamia e mandorle. È ricco di omega 3 e contiene vitamine e altre cose qui che sono scritte in inglese e non vi so decifrare. L'INCI purtroppo non ve lo riesco a far vedere perché è scritto minuscolo, lo metti anche a fuoco la webcam, però non si legge una mazza. Lo farò vedere, diciamo, alla mia amica che se ne intende di INCI e vi lascerò una vignetta o qui o qui o ve lo scrivo giù nell'info box se veramente è un prodotto bio. Per quello che vedo, comunque all'interno sono presenti un sacco di oli, un sacco di essenze, estratti di frutta, qui dice estratti di dove stava? Di frutta e molti oli, molte cose, diciamo nutrienti. Vi farò sapere comunque su questa crema, vi lascio giù il sito perché magari insomma spedisce in Italia e avete la possibilità di provare questi prodotti. Io l'ho pagata 2 euro, non so, diciamo, il prezzo normale di questa crema quant'è, sinceramente, però mi sta piacendo. L'ho provata sia in questa settimana, ma la sto usando sempre. L'ho voluta mettere nei top perché mi sta piacendo davvero tantissimo. La uso anche come base trucco e mi ci sono trovata davvero bene. Quindi è un prodotto che vi consiglio e spero che potete reperire, soprattutto se ha un costo, diciamo, giusto ed è da un buon inci. Poi, sempre per quanto riguarda la base, vi faccio vedere questo primer qui della Young Blood. Allora, io il full size non l'ho mai provato, per chi mi segue già ve l'avrò mostrato in qualche altro video. Ma diciamo questo primer qui lo ce l'ho perché ogni anno, insomma, andando al Cosmoprof mi danno quel sacchettino con i sample, i mini sample dei loro prodotti e trovo sempre lui. È un primer che io adoro, praticamente anche, vedete, la mini size ha la pompetta erogatore, molto molto carino e pratico. È un gel, vedete, trasparente, ne basta pochissimo per stenderlo insomma su tutto il viso perché è davvero molto molto idratante. E questo qui è un primer levigante che favorisce la stesura del fondotinta e lo fa durare più a lungo. Ha un odore tipo erbe, quindi non ha un odore, diciamo, piacevolissimo, però davvero vi lascia la pelle super super liscia e
permette la stesura del fondo in maniera uniforme, davvero super. La Young Blood la potete reperire anche dalle profumerie La Gardenia, magari approfittando degli sconti che fanno loro sempre, riuscite a pagarlo un pochettino di meno, perché se non erro ha un prezzo abbastanza elevato questo primer qui. E nulla, mi piace tantissimo e lo sto usando davvero tanto. Anche perché mi è uscito qui, non so se si nota, fortunatamente no, un bozzo. Ah no, qua, vedete, il bozzo, perché ho il ciclo, infatti se mi vedete tutta moscia è perché non mi sento bene. E quindi sto utilizzando questo qui perché comunque, essendo diciamo minerale, non è... c'è sempre all'interno diciamo il silicone, però qui dice che comunque è un primer minerale con vitamine, nutrienti e minerali, quindi non mi fa peggio di come sto. E nulla, lui. Poi per chi mi segue su Facebook ha visto che ultimamente ho ricevuto dal sito iPump il kit Vichy della linea Taint Ideal e sto provando sia il fondo che il bronzer. Non vi parlo né vi sboccio diciamo questo prodotto perché vi farò un video apposito anche con l'applicazione e vi recensisco insomma questi due prodotti qui. Io per ora l'ho utilizzato per diciamo per tutta la settimana, mi sono trovata benissimo e anche quello che ho su e vi dà come potete vedere vi lascia questo viso luminoso, radioso, molto molto bello e anche bello coprente. Per dirvi, mi ha coperto bene anche le occhiaie, ci ho semplicemente messo un correttore illuminante perché tengo della roba viola sugli occhi, proprio sotto gli occhi, proprio perché non sto molto molto bene. E nulla, vi rimanderò poi al video che farò per questo kit qui. Comunque per ora, come prime impressioni, mi sta piacendo davvero tanto. Il mio è nella tonalità 35 ed è un fondotinta fluido illuminante, davvero molto molto buono e leggero, soprattutto sul viso, sembra proprio che non portate su nulla. Per applicare questo fondo ho provato un altro prodottino che mi è stato spedito dalla Crema Luxe Minerals. Mi hanno spedito questo cabuchino che ho scelto io, loro mi hanno chiesto cosa poteva interessarmi, e poi dei rossetti, e questo è anche un loro rossetto. È un rossetto naturale, la mia amica che ne sa di inci, insomma, ha detto che praticamente è un rossetto ottimo, ha un inci fantastico, poi ve ne parlerò meglio. Sto provando, insomma, questo pennellino qua, sì, è specifico per prodotti in polvere, ma l'ho voluto provare anche per prodotti in cremosi come fondi e mi ci sto trovando divinamente. Infatti lo stendo con questo pennellino qua, anche perché essendo bello bello fitto mi dà maggiore coprenza, è davvero ottimo. L'ho usato sia per il fondotinta di Vichy che per il fondo della Collection e mi ci sto trovando davvero benissimo. Vi parlerò meglio di questa azienda, però è davvero delizioso questo pennellino, pure perché è piccolino e si può trasportare facilmente, sia per qualche viaggio ma anche da borsetta per qualche ritocco. Come ultimo prodotto ho utilizzato moltissimo la matita labbra di Wycon, che stanno in offerta a 2 euro, se non erro 2,50 euro, non mi ricordo, e li adoro perché sono belle morbide. Vedete, questo è il colore, l'ho preso per abbinarla a un rossetto che avevo della Collection, però la sto utilizzando anche per altri rossettini che ho e mi sta piacendo tantissimo. La potete utilizzare anche a solo perché è molto molto morbida, bella scrivente e dura tantissimo, non secca neanche le labbra, è davvero un ottimo ottimo prodotto. Poi la Wycon le mette sempre in saldo le loro matite labbra e hanno davvero una vasta gamma di colori, infatti questo colore qui, questo nude rosato, non ce l'hanno diciamo tutti i brand e mi è piaciuto tantissimo. Poi vi faccio vedere i prodotti che ho utilizzato di più in questa settimana. Vi faccio vedere questo blushino qui che mi ha stupito perché ho pagato pochissimo, l'ho pagato tipo 1 euro ed è un blush della Easy Paris Cosmetics e si chiama Color It. Colorit, penso, una roba di queste. È il numero 04, l'ho pagato 1 euro, ve l'ho già detto, sì.
e vi faccio il packaging, vabbè, è essenziale, però ha un colore spettacolare. A parte la scrivenza, vedete? Non è per nulla polveroso e dura tantissimo. Vedete? Bellissimo. Per il prezzo che ha è davvero molto molto buono. Si sfuma anche facilmente e fa davvero un bel effetto sulle guance. Molto molto bello. Ve lo consiglio, ha tanti bei colori. Io ho preso questo qui, però non vi nascondo che mi andrò a prendere qualche altra colorazione dal cinesino, perché l'ho preso lì e è molto molto buono. Mi piace perché dura tanto e ha un'ottima ottima scrivenza. Poi, allora, per quanto riguarda gli occhi, vi faccio vedere due palette. Allora, questa ormai l'avete odiata, secondo me, però ragazze, io la uso. Tutti dicono la uso sempre ed è la palette di BH Cosmetics Lights Judy Time. Ve l'ho mostrata fino a morire, però davvero la sto utilizzando tanto, in particolar modo questa fila qui dove trovate, dove potete vedere insomma i color caramello, i marroncini, la sto tanto usando, la sto usando davvero tantissimo. E poi ho usato questo nuovo acquisto, è della Sleek, ed è la Garden of Eden. È molto molto carina, ho avuto la fortuna di trovarla alla Sephora e l'ho voluta prendere. Questa è la palettina, ha davvero dei bellissimi colori e l'ho utilizzata tanto in questa settimana. Molto molto carina, tiene dei colori davvero molto particolari, diciamo, come tutte le palette di Sleek. Ogni palette di Sleek all'interno ha sempre qualche colorazione particolare. Anche i nomi sono molto carini perché come sempre porta il fogliettino con i nomi. È davvero un'ottima ottima palettina e l'ho pagata solo 9,90 euro, come diciamo tutte le palettine di Sleek, anche se sul loro sito costano leggermente in più. Poi ve la farò vedere meglio perché farò un video haul di tutti gli acquisti che ho fatto in quest'ultimo periodo e che ancora vi devo mostrare, un haul misto, diciamo. Poi, per quanto riguarda prodotti labbra, vi faccio vedere due rossettini che ho usato tanto ed è questo matitone sempre di Wycon che trovate in offerta se non erro a 3,90 o 2,90 ed è il Simply Red della linea Burlesque. Il mio è lo 03 o 04 Chianti, una 03 Chianti ed è un rossetto matte bellissimo. Questo è il colore, ha una durata pazzesca, davvero pazzesca, e lo amo alla follia. Fa anche altre colorazioni, tipo un rosso un po' più arancato e un fucsia, però quella che mi è piaciuta di più e mi sono totalmente innamorata è questo qui, della linea Burlesque, che tuttora la trovate in negozio, in offerta o anche sul loro sito. Poi un altro rossettino che mi sta piacendo tanto è questo qui della Zicat, che è un brand americano. È diciamo un omaggino che ho avuto al Cosmoprof insieme ad altri prodottini. Il colore è pazzesco, è un rosa Barbie bellissimo. La cosa che mi ha stupito perché non gli avrei dato 2 lire a questo rossetto è la durata, perché ha davvero una durata pazzesca e mi piace anche il finish e la pigmentazione che ha questo rossetto, vedete, è stupendo, davvero stupendo. In questo periodo sono in fissa con i rosa, con questi rosa Barbie, questi rossetti rosa, ne sto comprando tantissimi, infatti ne ho comprato pure un altro rosa della Pupa. Vabbè, poi ve lo faccio vedere nel video haul, ma mi sto amando, mi piacciono davvero tantissimo e questo qui in particolare ha un'alta pigmentazione e una buonissima durata. Poi vi farò un video apposito con tutti i prodottini della Zicat, anche perché mi ha spiegato insomma Sebastiano, questo signore che stava al Cosmoprof, che arriverà anche in Europa, quindi è possibile acquistarla su qualche sito. E il mio è l'FL101 Shiny Rose. Penso che si legge. Eccolo qua. Poi vi faccio vedere una combo di illuminanti che mi sta piacendo tanto ed è questo qui di P2 che già vi ho mostrato ed è il Perfect Face Soft Focus Highlighter della P2. Non ha un numero perché secondo me è l'unica colorazione che fa.
qui porta l'applicatore, io infatti lo applico, lo sfumo solo con questo applicatore qui, e qua abbiamo il prodotto, è in stick, lo fanno tanti a tanti brand, ma mi piace davvero tantissimo. Ve l'ho già mostrato se non erro, e sopra per diciamo far durare di più questo illuminante qui della Ruby Kisses ed è il dupe praticamente del Mineralize di MAC, il Soft and Gentle praticamente come potete vedere. Per farlo durare di più come base utilizzo l'illuminante della P2 e la combo è davvero super, infatti assolutamente. Non rende tanto questo illuminante, ma in combo con questo qui è davvero super bellissimo. E questi sono stati, diciamo, i due prodottini usati della settimana. Li ho usati, diciamo, ho usato per lo più loro. Ho tanti illuminanti, però non lo so, mi piace tantissimo, anche perché è un doratino molto particolare che sta bene con qualsiasi tipo di trucco. Poi, per concludere, vi faccio vedere tre prodotti occhi. Abbiamo il classico Long Lasting di Kiko, lo 07, che è questo champagnino qui che utilizzo come base, vedete? E sta bene con qualsiasi tipo di ombretto, quindi per la maggior parte dei miei trucchi utilizzo questo, se non ho proprio un matitone dello stesso colore dell'ombretto, perché è un nude, diciamo. E poi ho usato tantissimo due matite occhi. Allora, ho usato questa qui di Essence, la Gel Eye Pencil, che è fantasmagorica, davvero, è unica. Ha una durata pazzesca, è una matita automatica, come vedete. E la utilizzo sia nella rima interna che come riga di eyeliner che per sporcare le ciglia inferiori e come potete vedere ha un nero bellissimo. Anche questa qui che mi vedete è lei, non è l'eyeliner, è proprio lei, ha una durata pazzesca, se non sbaglio anche waterproof, sì, ed è ottima, davvero ottima, ve la straconsiglio, sono quelle matitine nuove che ha fatto uscire Essence ultimamente per la collezione primaverile. Come ultima, ma già ve l'ho mostrata, è la Perfect Eyes Brightener della P2 ed è una matita praticamente celestina che io utilizzo all'interno della rima. Vedete, ha una scrivenza pazzesca e vi ingrandisce, vi fa due occhioni da bambola spettacolare. Io l'adoro e la sto utilizzando praticamente tutti i giorni, tranne oggi che mi sono truccata, vi dico la verità, solo per non farvi mettere paura perché davvero non mi sento, non sto molto bene. E niente ragazze, questo è quanto. Io vi mando un bacione fortissimo, vi invito a vedere il video di Federica come sempre e niente, ci vediamo prestissimo con il prossimo video. Un bacione, ciao ragazze, alla prossima!